Una storia davvero singolare se consideriamo i risvolti dopo la puntata. Pasquale manda la posta alle figlie Cristina e Stefania, che non vede da 10 anni, ma nel farlo invita anche il nuovo compagno della madre, che le due ragazze adesso chiamano papà. Pasquale e la madre delle figlie si sono separati tanti anni fa e lui è andato via di casa. E quando a casa delle figlie va a vivere un altro uomo, Ciro, Pasquale lascia la città, tornando a Napoli. Da quel momento non rivedrà più le figlie, che hanno smesso di chiamarlo papà. Per loro quel ruolo è adesso di Ciro. Pasquale chiede solo di poter ristabilire un rapporto con le figlie, di potergli telefonare, di poter essere una presenza nella loro vita, anche se a distanza. Ma le due ragazze dicono no, decidono di non aprire la busta e di andare via insieme all'uomo che adesso chiamano papà. Ma cos'è successo dopo la puntata? Indagando sul web, come solo noi sappiamo fare, abbiamo scovato i profili dei protagonisti della puntata, con informazioni che vi lasceranno scioccati. Pasquale ha adesso un'altra compagna con la quale ha ritrovato il sorriso. E il suo profilo è inondato dai ricordi, dalle foto delle figlie e del figlio più piccolo, che però non è potuto andare in trasmissione. Ma c'è di più, l'uomo ha ristabilito un contatto con le sue due figlie. Dopo la puntata, infatti, Pasquale ha avuto la possibilità di fare gli auguri di compleanno alla figlia, condividendo con i suoi amici la gioia che ha avuto nel farlo. Anche a Natale la famiglia si è potuta riunire, anche se solo in modo virtuale, ma questo è bastato a Pasquale per riaccendere la speranza. L'uomo si augura che il suo rapporto possa adesso crescere e diventare più forte. Nei profili delle figlie però non c'è traccia del padre, la rottura da parte loro è comunque netta. Chissà che un giorno possano abbracciare anche fisicamente il loro papà.